Anche questa settimana a una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura. Come sempre, tantissimi argomenti in ambito agricolo e agroalimentare. Tema dominante sarà la cerimonia Oscar Green, tredicesima edizione organizzata a Torino dalla Coldiretti. Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, arrivato alla tredicesima edizione, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l'agricoltura. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere l'agricoltura sana del nostro paese, che ha come testimonia le tante idee innovative di giovani agricoltori. Osare Futuro è il tema di questa edizione. Gli Oscar Green Piemontesi hanno fatto salire sul podio nuove aziende premiate nella cornice dei giorni reali di Torino alla presenza del delegato regionale Danilo Merlo, di Carlo Maria Recchia, membro dell'esecutivo nazionale Giovani Imprese e delegato della Lombardia di tutti i delegati e segretari provinciali del Movimento del Presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo, del Delegato Confederale Bruno Rivarossa e di tutti i Presidenti e Direttori delle Federazioni Provinciali. Hanno preso parte all'evento Giancarlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell'osservatorio agromafie, Marco Protopapa, assessore regionale all'agricoltura, cibo, caccia e pesca e Alberto Sacco, assessore al commercio e al turismo della città di Torino. Dall'uovo gourmet ai birrifici agricoli, dalla tecnologia applicata ai vigneti alla produzione di riso, dalla coltivazione di ortaggi con il metodo dell'agricoltura organica rigenerativa, alla produzione di vino certificata dal progetto The Green Experience, dagli esempi concreti di agricoltura sociale, fino alla produzione di latte, formaggi, yogurt e gelati con la filosofia del chilometro zero e l'adesione a Bottega Italia di Campagna Amica. Tante le idee imprenditoriali che i giovani premiati hanno saputo mettere in campo dando vita a nuove concrete progettualità cogliendo anche le richieste del mercato attuale. Ecco le imprese premiate nella categoria Impresa 4.Terra, finalista regionale Luca Rizzotti dell'azienda agricola Cascina Fornaci di Vespolati in provincia di Novara. Nella categoria Impresa 4. Punto terra, menzione speciale, finalista regionale Federico Pelliccioli dell'Azienda agricola La Zona di Trevero, in provincia di Biella. Nella categoria Campagna Amica, finalisti regionali sono Cristina Dionigi e Matteo Bramante della Società agricola zootecnica Bramante Fratelli di Giaveno, in provincia di Torino. Nella categoria Sostenibilità, finalista regionale è Stefania Roffino dell'azienda agricola Oscar di Albiano di Ivrea in provincia di Torino. Nella categoria Sostenibilità, menzione speciale, finalista regionale è Mirella Manzone dell'azienda agricola Manzone Giovanni di Monforte d'Alba in provincia di Cuneo. Nella categoria Affare Rete, finalista regionale è Andrea Satragno dell'omonima azienda agricola di Cassinasco in provincia di Asti. Nella categoria Noi per il Sociale, finalista regionale sono Davide e Simone Pautasso della società agricola La Cascina del Molino di Villa Stellone nel Torinese. Nella categoria Creatività, finalista regionale è Romina Accossato dell'omonima azienda agricola di Ferrere d'Asti nell'Astigiano. Infine, nella categoria Creatività, menzione speciale, finalista regionale è Massimo Prandi di Cascina Motta Sale in Provincia di Alessandria. Queste le nostre interviste registrate durante l'evento svolto nella splendida cornice dei giardini reali, già sede del villaggio Col Diretti Torino. Oscar Green 2019, quali sono le peculiarità? Innanzitutto la concretezza di tutti i progetti portati alla presentazione grazie all'Oscar Green e anche la continuità di quelle aziende che facevano già parte di un nucleo familiare e anche l'altra parte che è l'arrivo la, di.